Ciao ragazzi, super tecnicamente fantastici, bentornati in questo video in cui parleremo della miglior tariffa da 30 giga, ma avete chiesto in tantissimi, sotto i 5 euro, a 4,99, quale tariffa fare? Siete veramente tanti, ho raccolto tante richieste, in cui mi chiedete da 4,99 a 5,99, insomma in quella fascia, o comunque il 4,99 è il più gradito, quale tariffa c'è attualmente che può fare il caso mio. Ne ho prese tre, addirittura sarebbero quattro, ma la quarta la citerò proprio per ultima perché non ha i giga, quindi non è poi da prendere in considerazione. Ma prima like, iscrizione, campanellina, tutti i social per contattarmi, ti rispondo sempre, il link Amazon per sostenere il canale, acquista da quei link. Parliamo di queste tariffe da 30 giga. Io partirei dalla prima tariffa, quella di Poste Mobile, la Crimi, wow, 30 giga a 4,99 minuti SMS illimitati. Beh, questa è una tariffa strutturata direttamente, semplice dal sito, si capisce subito, ti do 30 giga al mese alla massima velocità disponibile 100 megabit, perché comunque Poste Mobile ha almeno 100 megabit sempre raggiungibile, ma non ha proprio un vero e proprio limite di banda, potete arrivare fino a 300 megabit potenzialmente, quindi il 4G comunque è sfruttabile a pieno, il limite di banda c'è, ma completamente sfruttabile il 4G, un limite di banda molto alto, come se non ci fosse per un virtuale, diciamo, ma c'è sempre comunque una limitazione. 30 giga, 4,99 euro al mese. Beh, questa è una tariffa sicuramente da promuovere, una tariffa interessante, sotto i 5 euro, 30 giga, minuti e sms limitati. Il costo è basso, per chi non vuole spendere molto, non ha esigenze particolari, dice io consumo 15-20 giga al mese massimo, mi avanzano, mi sono sufficienti perché sono più presente sul wifi se dove lavoro o sono a casa e ho il wifi, o comunque i giga li utilizzo meno, le chiamate le ho, gli sms li ho. 30 giga, 4,99 euro, per me è una tariffa che può andare bene, quindi una tariffa equilibrata, non nasconde sorprese particolari sul ricaricabile, mensile a 4,99 euro al mese. Passiamo alla tariffa di Rabona. Questa è la tariffa più forte di tutte quelle che vi sto citando, sicuramente, però ha un difetto che è sempre quello. Il bonus di 25 euro, l'attivazione è troppo alta, perché propone a 4,99 euro 50 giga minuti SMS. 50, questa è insuperabile. Se noi andiamo a vedere il bundle è, diciamo, la tariffa, 50 giga in 4G con limite di banda 60 mega download, 60 upload, vabbè c'è un limite un po' più basso rispetto a quello di Poste Mobile, ma sui virtuali voi sapete che poi le velocità raggiungibili, quando si riesce ad arrivare a 100 mega si è già fortunati, ok? Però almeno non limitano la banda a 60, alcuni la fanno andare anche fino a 150 mega, che è già una bella soluzione, no? Almeno il 4G pieno. Però al di là di questo, sicuramente, che dire, 50 giga minuti SMS a 4,99 è la migliore dal punto di vista del contenuto. Poi purtroppo quando vai a scontarti con l'attivazione paghi quei 25 euro in più, capite voi che sono 5 mesi anticipati. Il bonus che poi non puoi utilizzare per le tariffe, non puoi utilizzare per come ricarica per le opzioni, ma solo a consumo, quindi potrebbe essere una cosa che rimane lì del tempo inutile o si usa pochissimo, quindi soldi messi lì che poi verranno utilizzati forzatamente o col tempo. Sì, si possono usare, però è un bonus forzato, poco elastico dal punto di vista del suo utilizzo commerciale, e che ti impone di anticipare 5 mesi, come se tu la tariffa la paghi, è inutile fare la divisione 8 euro, non più 5 euro. Per i primi 5 mesi tu paghi 8 euro al mese, 8,99, 8,50, insomma. Fate poi voi i conti, comunque sugli 8 euro mensili. Pagare una tariffa quasi il doppio di quello che costa il primo semestre, che non è poco, non è proprio così conveniente, perché quando tu vai ad attivarla devi tirare fuori comunque 25 euro in più di una tariffa che costa 4,99, capite? Poi devo tirare fuori 4,99 più altri 30 quasi. Attivazione veramente, veramente questa penalizzazione di Rabona, che sta piano piano finendo, tanti negozi fisici che vendono Rabona, tanti stand, addirittura li trovate anche nei Brico, stand col flag di Rabona che vendono sim Rabona, stanno evitando di far pagare l'attivazione, 10-15 euro vi fanno la sim, lì è un affare. Se riuscite a non pagare i 25 euro, questa è la tariffa da fare. Se vi fanno pagare i 25 euro, perché c'è chi lo fa, cioè online li paghi, in qualche sito, diciamo, fisico, un sito web, quindi può essere un Brico, un centro commerciale dove c'è lo stand di Rabona, un rivenditore, una tabaccheria, hanno tanti affiliati,
Questo comporta un vantaggio se voi riuscite a districarvi da questa cosa. Invece, se siete purtroppo costretti a pagare l'attivazione, allora già quella di PosteMobile conviene, perché pago 4,99 l'attivazione con 15 euro neanche, sono già attivo, ho una tariffa subito il mese dopo 4,99, 4,99, un'attivazione minima comunque sotto i 10 euro totali, 10 euro massimo. Bisogna stare nei 15 euro massimo, 15, 18, 18 totale, non 40. 19 più 25, cioè diventano veramente costi che su una tariffa da 4,99 sono troppi bonus, questo bonus deve finire. Se poi nei negozi fisici, cioè negli stand fisici, nei tuoi rivenditori affiliati, certi non lo fanno pagare, toglilo definitivamente no, a me sta mossa, da una parte sì e da una parte non mi piace, ma non è trasparente, infatti è quello un po' che manca anche alla buona, ancora un po' più di comunicazione a livello proprio diretto col cliente. Per quanto riguarda Verimobile, tariffa 30 giga minuti SMS a 4,99 il primo mese a 1,99. Questo è interessante, sta facendo una promo Verimobile che ti fa pagare il primo mese 1,99, quindi qui addirittura meno, mentre Rabona ti fa pagare quasi 40-30 euro in più di bonus, mentre Verimobile l'attivazione costa pochissimo, quindi voi con 10 euro vi fate la SIM col primo mese pagato. Ok? Addirittura 1,99 non pagate praticamente 7 euro scarsi, cioè pagate il mese 1,99, il costo è gratuito, quindi il primo mese con poco più di 5 euro, qualcosa di simile, vi portate a casa la SIM attiva con un mese a 1,99 e poi sempre 4,99, quindi costo di attivazione minimo, quasi inesistente, 1,99 il primo mese e poi 4,99, trasparente, chiaro. Però attenzione, 30 giga. Ecco, qui ci andiamo a scontrare con quella di PosteMobile. Ok, PosteMobile ti dà un'attivazione comunque contenuta nella media, non ci sono costi nascosti come quelli di Rabona, nascosti, comunque elevati, quelli di Rabona non sono nascosti perché Rabona è trasparente da quel punto di vista, dichiara sempre che ci sono i 25 euro di bonus, lì c'è il mio, c'è mia, che ci fa compagnia, se vedete il cane, è lì che se la dorme, giustamente lei sa tutte le tariffe, credetemi, se potesse parlare secondo me sarebbe grande cosa, ma loro è come se parlassero, io adoro gli animali, infatti acquari, cani, tartarughe, tutto quello che si può, che nel limite che si può tenere io lo tengo. Allora, dicevo, la tariffa di Verimobile è molto interessante, si scontra con quella di PosteMobile, PosteMobile ti dai 30 giga, in minuti SMS a 4,99 da subito, Verimobile è una tariffa uguale, però il primo mese 1,99, quindi costa un po' meno il primo mese, l'attivazione è leggermente anche più bassa. Quella di Rabona invece spara più giga, ma ha questo limite. Poi c'è CoopVoce che però propone solamente voce, SMS e non i giga. Quindi diventa difficile metterla dentro, cioè voce, SMS, 4,99 qua è fuori mercato, Kena 1 giga. SMS, minuti limitati 1 giga solo a 4,99, cioè sono due tariffe quasi senza internet messe lì a 4,99, le taglio fuori, non le considero competitive, quindi secondo me la tariffa competitiva più di tutte è quella di Rabona sul bundle, ma a un prezzo troppo elevato. Le due tariffe migliori sono quelle di PosteMobile, Verimobile, 4,99 minuti SMS 30 giga al mese, ma Verimobile il primo mese 1,99, quindi spendi qualcosina meno. Quale fare? Beh, qua la vostra sensibilità. Vi piace di più PosteVoce, vi trovate meglio, più affidabile, più opzioni, vi piace più Verimobile, la mentalità di Verimobile giovanile, sempre tariffe nuove, abbassa i prezzi, le attivazioni sono basse, Wind 3 dall'altra parte invece PosteMobile. Insomma, bisogna vedere voi come la pensate. La differenza sul prezzo è a favore di Verimobile, cioè ragazzi sono 2 euro, poi dal mese dopo sono a 4,99 con i 30 giga minuti SMS, tutte e due, però sul fatto dell'attivazione che costa leggermente meno Verimobile, il primo mese lo paghi 2 euro in meno, uno dice beh a parità faccio Verimobile, la tariffa migliore ce l'ho Verimobile, per un fatto dell'1,99, quindi bisogna essere logici, costa 2 euro in meno e è quella che parte sempre con comunque, bisogna guardare anche il centesimo, è quella che costa meno, il primo mese te lo fa pagare la metà e poi via. PosteMobile concreta, solida, 4,99, 30 giga minuti SMS subito pronti. Rabona potrebbe essere il colpo giusto, 50 giga, 4,99, ma poi mi metti 25 euro di bonus, l'attivazione a 19 euro, insomma un disastro dal punto di vista dei costi e soprattutto questa confusione tra dove ti fanno pagare il bonus alcuni
non lo fanno pagare alcuni affiliati, altri sì, è poi il sito che invece ti chiede sempre questo bonus e queste attivazioni folli. Peccato, perché Rabona poteva essere la migliore, invece diventa la terza tariffa. Le altre due, Coopvoce e Kena, scartate agli ultimi posti perché non propongono internet. O mobile, e scusate, o mobile è un'altra tariffa da 4,99, purtroppo non l'ho potuto inserire perché non ce l'ha. Poste mobile e Veri se la giocano alla pari, preferibile quella di Veri. Bene, ragazzi, è tutto. Quindi Veri, Poste mobile, le due scelte migliori per il 30 giga a 4,99, tariffa più contenuta per l'utente più smart, quello che magari utilizza meno i giga e dice: voglio spendere meno di 5 euro, e fa bene. Ciao e grazie come sempre.